E siamo qui in studio e accogliamo con gioia Fradino Dozzi, frate minore cappuccino, direttore scientifico del Festival Francescano. Fradino, buongiorno e benvenuto. Grazie, grazie a voi. Allora, siamo nella grande festa degli 800 anni delle Stimmate di San Francesco, il sedicesimo Festival Francescano tenuto a Bologna. Un evento che attualizza questa figura di straordinaria attualità. Quali appuntamenti avete approntato? Eh beh, siamo partiti dalle stimmate di San Francesco. Oltretutto, oggi è proprio la festa delle stimmate di San Francesco. Stimmate di San Francesco che compiono 800 anni. Allora, come di solito, il Festival Francescano parte da un evento della vita di Francesco, della storia del francescanesimo, e cerca di portarlo in piazza collegandolo con il presente. Ecco, attraverso ferite abbiamo preferito parlare di ferite e non di stimmate, termine forse un pochino meno usato. Ecco, attraverso ferite, cioè certo quelle stimmate erano delle ferite. Ferite d'amore, diciamo così, no? Cioè San Bonaventura, per esempio, riassume da grande teologo qual era il significato delle stimmate dicendo l'amante fu trasformato nell'amato. L'amore riesce ad avvicinare, diciamo così, anche come immagine l'amante e l'amato. Ecco, noi siamo partito dalle stimmate e le fonti che ci parlano delle stimmate verranno approfondite nel convegno iniziale il giovedì pomeriggio con Jacques Dallaran, che ha organizzato questo convegno proprio sulle fonti delle stimmate, per poi nei 3 giorni successivi portare il tema delle ferite di San Francesco e soprattutto del nostro oggi in piazza. Davvero c'è solo l'imbarazzo, no? Nello scegliere le ferite di oggi. Non abbiamo Ah, voluto certo. fare un elenco così pessimista, ecco, o realista, se si vuole, delle tante ferite del mondo di oggi. Abbiamo preferito certo, accennare a queste ferite, però indicare delle piste per prendersi cura di queste ferite e per attraversarle, perché spesso le ferite possono migliorarci. Quindi le ferite di San Francesco come segno di speranza per tutte le ferite dell'umanità. Esatto, sì, proprio come segno di speranza, perché uno dei grandi significati delle stimmate di San Francesco è legato al termine stigma. Lo Certo. stigma è una realtà negativa, no? Porta lo stigma dell'handicap, eccetera. Ecco, pensiamo a San Francesco che ha tolto lo stigma ai lebbrosi abbracciandoli, ha tolto lo stigma della negatività al corpo umano, che a quel tempo veniva considerato negatività, fonte di peccato, e come dire, un santo come Francesco che muore chiedendo quei dolcetti Eh a sì, quella donna Jacopa, ecco, certo. davvero è un atto d'amore verso il corpo, no? Come pure Certo. ha tolto lo stigma alla natura, che veniva considerata realtà negativa, e lui la canta con il cantico delle creature, Diciamo ecco. allora che ha tolto un po' lo stigma alla paura che si aveva verso tutte queste situazioni. Esatto, proprio così. E il modo migliore per trasformare lo stigma in realtà accolta, accettata, è quella di abbracciare lo stigma e le realtà stigmatizzate.
San Francesco ha fatto questa operazione e allora le stimmate acquistano il bellissimo significato del timbro, come dire, di approvazione divina ad una persona, Francesco, che con gli scritti, con la parola, ma soprattutto con la vita, ha tolto lo stigma a tutte queste realtà. È un significato molto bello, io Molto trovo. profondo, certo. Grazie, E Fredino. credo, Fradino, se potessimo anche individuare un'altra categoria per in qualche modo provare anche ad inglobare queste stimmate, dovremmo aggiungere il fatto che le stimmate di Francesco siano una sorta di sfragis, no? Come dicono i nostri cari padri della civiltà greca, cioè quello sfregio che in qualche modo hanno voluto far evidenziare ancora di più il connubio appunto tra il crocifisso e Francesco stesso. E non è un caso, credo, che voi abbiate scelto, magari ce lo puoi spiegare tu, come sapienza, come speranza e come meraviglia, tre delle architravi di questo festival francescano che partirà il prossimo 26 settembre, come abbiamo visto anche dal sito internet che la regia poco fa ha condiviso, ed eccolo qui ancora una volta con i nostri telespettatori. Sì, abbiamo negli anni passati, dato che gli eventi di questi 3 giorni e mezzo sono circa 150, sono inevitabili delle sovrapposizioni. Allora, quest'anno abbiamo sperimentato, stiamo sperimentando questi tre percorsi diversi, cioè il percorso scientifico di approfondimento francescano e teologico del tema, e poi il percorso di piazza per tutti, e poi il percorso giovani, quello verde, il percorso della speranza, in modo da aiutare i 50.000 che ritroveremo in Piazza Maggiore a Bologna ad orientarsi. Davvero può dare l'impressione di un labirinto di iniziative tra conferenze di tipo psicologico, sociologico, gli spettacoli in piazza, tutte la presentazione libri sono davvero tantissimi questi libri, ci siamo accorti che trattano delle ferite, ecco, e del modo di venirne fuori. Ecco, noi siamo proprio alla vigilia, insomma, di questo grande evento che è, credo, l'evento culturale e spirituale più importante del francescanesimo italiano, ecco, e siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti con l'aiuto di tanti, ovviamente, no? Il comitato scientifico, ma soprattutto i tanti volontari e i tanti personaggi di primo piano, ecco, di grande richiamo, che accettano volentieri di venire a parlare del tema nel contesto del Festival Francescano. Bene, Fradino, in definitiva, per chiudere, mi leggo un po' a quello che stavamo dicendo prima. A cosa devono portare le ferite che ciascuno di noi porta nel cuore per farle diventare vita nuova? E lo leghiamo anche a Padre Pio, alla novena di Padre Pio. Sì, io penso che il primo grande insegnamento delle ferite sia quello di riportarci al nostro posto di fronte a Dio e di fronte agli altri, cioè la nostra creaturalità. Siamo limitati, siamo creature, non dobbiamo crearci la mentalità di essere immortali, di avere sempre salute, di avere tutti i giorni pari, no? Ci sono anche i giorni dispari nella nostra vita, Chi lo ci sono i dice? momenti di difficoltà. Ecco, dobbiamo imparare ad accogliere tutto dalle mani provvidenti di Dio. Ecco, prendere tutto dalle mani del Signore e riuscire a fare nostra quella preghiera così semplice, ma forse la più profonda. Ecco, nelle tue mani affido la mia vita.
Ecco, mi pare che sia quello che ha fatto Gesù, quello che ha fatto Francesco, e allora la vita anche con i suoi momenti di difficoltà acquisterà un significato di riconoscenza al Dio della vita e della gioia. Nelle tue mani affido la mia vita, non c'è espressione più bella fra di noi. Io la ringrazio infinitamente, noi la ringraziamo col collega Leo, però Grazie, grazie, ecco. grazie Grazie a Fradino. voi, grazie a voi e Grazie, buona santa festa giornata degli e buon stigmate. lavoro. Grazie, grazie. Grazie. Bene, ringraziamo Fradino Dozzi e adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi continuiamo il nostro stare insieme collegandoci da un luogo speciale del convento di Padre Pio. Restate con noi.